Oggi si è aperta la stagione turistica invernale in provincia di Sondrio. Si prevede già in questo primo weekend di dicembre un forte afflusso di turisti verso la Valtellina e la Valchiavenna. E per chi deciderà di lasciare l'auto a casa, visti anche i costi dei carburanti, c'è un'opportunità. Prima il viaggio in treno, poi il transfer fino agli impianti sciistici per una o due giornate sugli sci. È la proposta di Treni della Neve, di Trenord, che quest'anno si avvale della partnership con la piattaforma digitale Snowit. Le mete, i comprensori sciistici di Aprica e della Valmalenco, che si potranno raggiungere in treno in modo sostenibile e a prezzi convenienti. Le proposte dei Treni della Neve sono state presentate oggi a Milano dal direttore commerciale Trenord Leonardo Cesarini, dall'amministratore delegato di Snowit Pasquale Scopelliti, dal direttore del consorzio turistico Media Valtellina Pierluigi Negri e dal direttore del consorzio turistico Sogno Valmalenco Roberto Pinna. Un'iniziativa veramente importante, oramai da 6 anni, questa partnership con Trenord, che quest'anno si arricchisce ancora di più con Snowit, su questa iniziativa completamente sostenibile, veramente importante per il nostro territorio. La sostenibilità che si vede non solo dal punto di vista ecologico, dal punto di vista green, ma anche una grossissima sostenibilità da un punto di vista economico, perché i prezzi non sono aumentati e tutto è rimasto calmerato anche in momenti di grande difficoltà. Quindi una grande attenzione al pubblico e agli amanti della montagna. Il biglietto integrato per Aprica e Corte non comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione dalla Lombardia a Tresenda sulla linea Milano-Sondrio-Tirano, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici dell'Aprica e lo ski pass. Sarà possibile scegliere fra il pacchetto giornaliero a 58 euro e quello valido per 2 giorni a 86 euro. Il biglietto integrato per la Valmalenco comprende il viaggio andata e ritorno in treno fino a Sondrio, l'itinerario in navetta per gli impianti e lo ski pass. Anche in questo caso ci saranno 2 opzioni, il pacchetto giornaliero 58 euro e quello valido per 2 giorni a 86 euro.